I concorsi ippici nazionali ed internazionali si disputeranno all'interno della nuova scuola federale di equitazione e così Piazza d'Armi, il grande polmone verde di Pinerolo, verrà ridato ai cittadini. La parte dove sorgeva il campo di prova, verso l'ospedale, servirà per quando in città arriva il circo, mentre l'altro lato rimarrà libero. Qui sorgerà presto anche la prima area di sgambamento per cani. Verrà fatto un grande recinto dove poter lasciar correre liberi gli amici a quattro zampe e verranno collocate alcune fontanelle. Come avete visto, abbiamo in Piazza d'Armi è stata tolta la staccionata, proprio in riferimento al fatto che c'è un passaggio un po' di consegne da Piazza d'Armi alla nuova scuola federale in cui ci troviamo attualmente. Quindi i concorsi ippici da adesso in avanti verranno fatti qua. Ora lì si è pensato di togliere la staccionata che era stata messa, compreso campo prove, e di ridare questo pezzo di verde alla città. Lì si farà praticamente un, come è adesso, una zona verde dove nelle prossime settimane si inviteranno le associazioni del Pinerolese, di Pinerolo, per cercare di avere delle nuove idee. Quindi poi verrà fatto un concorso di idee e la partecipazione pubblica in cui si deciderà poi il futuro di questo. L'idea dell'amministrazione è quella di farlo comunque tornare questo parco in possesso e a disposizione dei cittadini di Pinerolo. Manetta ai polsi per un uomo di 45 anni, un giovane di 24 e una ragazza di 20, tutti senza fissa dimora, per aver rubato all'interno di un supermercato. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio a Cavour presso il discount di P. I carabinieri hanno arrestato i tre poco lontani dal supermercato dopo essere stati chiamati dalla proprietaria. Ora dovranno rispondere di furto per un valore di circa 200 euro. Commemorazione questa sera a Villar Perosa per il sottotenente Mauro Gigli, artificiere villarese caduto in Afghanistan il 28 luglio 2010, che ha ricevuto la medaglia d'oro al valor militare. Alle 20 messa e inaugurazione del pennone dell'alzabandiera. Per questa occasione alle 21.15 in piazza Centenario dell'Unità d'Italia, esibizione della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. L'iniziativa è a cura del Comune di Villar Perosa e della sezione locale dell'Associazione Nazionale Alpini. È stato firmato ieri il protocollo d'intesa per la destinazione dei fondi residui del patto territoriale del Pinerolese. Un passaggio importante poiché definisce la gestione di risorse che verranno investite sul territorio, portando benefici concreti. Dalla firma di questo documento verranno infatti programmati gli investimenti relativi ai fondi residui del patto territoriale, fondi che verranno utilizzati anche per interventi sulla fibra ottica nei comuni di Pinerolo, Roletto e Luserna. Un risultato quindi significativo per tutto il territorio, un investimento che andrà a reale beneficio delle attività produttive del Pinerolese.